un po' difficile adesso fare una testimonianza, sapete? Perché quando c'è Gesù abbiamo avuto questo momento bello insieme, un po' diciamo le parole, già Gesù parla al nostro cuore, però mi fa piacere essere qui, di avere l'occasione di pregare insieme. Alcuni mi conoscono, c'è qualcuno che è stato a Medjugorje? Benissimo, però un po' da tempo è che non ci siete, adesso dovete tornare quando è possibile. Però ecco, vedete questa bellissima scritta, c'è David che è stato il tramite, che mi ha mandato una bellissima foto, no, di questa vostra preghiera qua, prima che fosse organizzato questo, no, incontro. Mi ha affascinato, no, anche questo amore che viene messo in queste cose, un'espressione d'amore per Dio. E io viaggiando anche tanto, così si vede come la Madonna, voi sapete il messaggio di ieri, ha detto l'umanità non vuole Dio, no, non vuole. Ed è bello avere questi incontri perché si vede che noi siamo importanti. Proprio per questo, per il dono della pace, io oggi non sarei qui, dico sempre, anche se tanto tempo fa, però è una testimonianza perché è importante che noi veramente confidiamo nell'amore di Dio, nella sua forza. E poi qua ci sono questa miniera, no, di grazia spirituale che sono le suore, e penso che tante hanno pregato anche per me, per la mia conversione all'epoca, ma anche la nostra preghiera ha effetto. Ma perché parte lì, vorrei almeno magari brevemente, perché è abbastanza tardi, però l'esperienza, no, come ho incontrato l'amore di Dio, e come Maria ci dice anche, cari figli, pregate per coloro che non hanno conosciuto, incontrato l'amore di Dio. Perché effettivamente si può vedere ormai nella nostra bella società, orgogliosamente atea, no? Pensate, no? Che ormai sono passati 23 anni che l'Europa ha rinunciato, o più che altro rinnegato, le radici cristiane dove siamo arrivati, no? Perché sembra che, no, non serve Dio, invece c'è terrore, paura, no? La nostra società, no? Tutti questi problemi. E Padre Iosio, voi sapete Padre Iosio, conoscete, no? Grande, il primo parroco che ancora soffre, no? Però è un pilastro spirituale, come tutte queste cose, anche per dire è importante la nostra preghiera, la nostra sofferenza offerta a Gesù per la salvezza delle anime, per la salvezza, perché lui poi ha un progetto come ha avuto con me, e quasi diciamo il 70%, diciamo quasi 80% dei canti voi, che abbiamo fatto stasera, li ho scritti io a Međugorje, che si fanno a Međugorje. E voi pensate, io sono Roland, per chi non mi conoscesse, io sono Roland, vengo da Bolzano, sapete dov'è? Un po' vicino a Palermo? No, okay, state ancora svegli, bene, bene. È un po' più in su, però vivo da 20 anni, ho la grazia di essere a Međugorje, però la conversione, io quando ero adolescente avevo un sogno, no? Come tutti, magari così, però un po' strambare. Io sono 68, sapete, quelli ribelli, no? Un po' questo spirito ribelle, ahimè, ridendo, scherzando, ma Satana è quello, no? Quello che si ribella sempre. Però avevo un sogno che volevo diventare un chitarrista heavy metal mondiale. Voi sapete di questi, no? Chitarristi, questi virtuosisti. Allora, da quando, per farla breve, perché ci sono tanti dettagli, però io mi sono ribellato a 12 anni a tutto quello che a me mi dava fastidio e cercavo di seguire questa via, no? Questo esempio di vita che erano i gruppi musicali. A scuola non seguivo più alcol, droga, peccato, musica, ma poi dico sempre, musica non è neutra, io pensavo, no? Che basta che ti piace, basta che ti piaccia, ma non è neutra, ma ha uno spirito. Come io, per esempio, a Međugorje, so che adesso anche la musica aiuta a guarire i cuori, ad aprire i cuori, e la grazia, no? Che può entrare, non che la musica, però lo Spirito Santo, attraverso una cosa molto bella che ho capito a Međugorje, è stato che anche parlare, aprire la bocca, che a volte nella preghiera, perciò la Chiesa insegna a partecipare attivamente alle celebrazioni,
Perché questo? Perché nell'aprire la bocca apro anche il cuore. Io ho fatto questa esperienza, però pensate, come dice Sant'Agostino, chi canta prega. Perciò è sempre bello, no? Quando, certo, sono questi canti semplici, però quando si canta tutti insieme, no? A Gesù, perché a lui è tutto un dono, no? Anche la musica, i musicisti, tutto per la gloria sua, no? Non per la nostra gloria. Io pensavo appunto di realizzare, no? Diventare questo chitarrista e poi mi sono distrutto. Praticamente rock e taro con tutti, no? Tutte le coreografie annesse, come si dice questo? Sì, che facevano parte, ma mi ricordo mia mamma. Ecco, allora oggi nella prima lettura c'era questo richiamo alla nonna e la mamma, vero? Il padre ha fatto una bellissima omelia nella messa questa sera. E pensate, no? C'è nella parola di Dio questo, quanto io so che mia nonna era molto devota. Mia mamma è andata a Medjugorje in quel tempo della mia adolescenza dove ero veramente perso, non mi facevo più dire nulla, ma lei è andata a Medjugorje, ha iniziato a pregare con un gruppo di preghiera e ha cercato di aiutarmi, no? Di dire, di fare quello che è bene, ma potete immaginare, non serviva più a nulla. E allora la fede, quelle preghiere che hanno fatto per me, hanno avuto il loro effetto in quel momento dove il Signore sa meglio. Ed è stato un cammino di pazienza. E questo è anche bello, anche pregando il rosario, prima, mi piace a volte lo Spirito Santo, no? Illumina un po' se ricordo. Pensate, quando preghiamo il rosario, Santa Maria, Madre di tutti insieme, è una voce, ma siamo in, ma c'è tante, c'è, eravamo tanti qua adesso. Siamo, però cioè, se lo preghiamo insieme è solo uno, vero? La voce. Questo è questo mistero, no? Del uno ma tanti. E allora la preghiera insieme è una potenza. Mia mamma con un figlio drogato non ce l'avrebbe fatta da sola. E allora Medjugorje, lei avendo trovato un gruppo di preghiera a Bolzano, ha trovato amici del cuore, no? Diciamo, si sentiva anche condividere questa situazione difficile e hanno iniziato a pregare insieme. Così nasce speranza, sì, dai, sì, rinasce anche, no? Una nuova fiducia. E allora, dopo un po' di tempo, mi ricordo bene, immaginate, ero rocchettaro, capelli lunghi, sapete, inabordabile, naturalmente, perché poi i genitori non capiscono nulla, no? Per un giovane adolescente, no? Diciamo, non capiscono nulla, anzi, la conseguenza del peccato è terribile. Del peccato mortale è ancora peggio, ma anche del peccato in genere, veramente ti inizia a far credere nella menzogna. Ti fa vedere la menzogna come verità. Esempio: io ero convinto che i miei genitori non mi vogliono bene. Perché? Perché continuamente cercavano di evitarmi le cose che a me piacevano. Siccome io pensavo che le cose che a me piacevano, drogarmi, divertirmi, fare tutto quello che volevo, mi rendeva felice, mi avrebbe reso felice invece anche quella una menzogna, no? E allora pensavo, vedi, loro non vogliono che io vada lì, faccia quello lì, perché non vogliono che io sia felice. Pensate, no? Che lusinga del diavolo. E così se non viviamo nella grazia di Dio, c'è nebbia, c'è buio, perciò il mondo è pieno, perché la Madonna Medjugorje da 41 anni, ormai così, richiama a quello che io poi ho ritrovato, no? Confessione, Santa Messa, Santo Rosario, preghiera, la pratica della fede che per mia nonna, per mia mamma erano normali, adesso non sono più normali, è un disastro, perché adesso i giovani non hanno più chi prega per loro. E pensate questa bella statua, la Madonna ha detto, no, anche già a Fatima, tanti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Pensate a me, per me qualcuno ha fatto questo, è stata mia mamma. Perché lei poi si è anche ammalata, è morta, è andata in cielo. Lei è nata, questo mi piace perché sono stato qua, Santa Gemma, la mia mamma è nata quando Santa Gemma ha avuto il dono delle stimmate, l'8 giugno, vero? 8 giugno mi avevo colpito perché poi unisce sempre un po'.
Comunque è venuto il momento dove mia mamma si era disperata perché potete immaginare cosa combinavo io, veramente era una situazione molto critica. E allora quel gruppo di preghiera di Medjugorje, di Bolzano, con cui mia mamma era andata, gli ha detto, siccome cercava di invitarmi a me, mi ricordo ancora questo quando lei è tornata, mia mamma da Medjugorje mi dice: Roland, Roland, devi andare a Medjugorje, la Madonna appare a Medjugorje, vai e di, ti fa bene. Dentro di me una reazione, no, mai. Già Medjugorje mi dava fastidio. Oggi capisco meglio, no? Da dove veniva sta roba qui. Comunque, pensate con che la pazienza, no? Le dico sempre, no? Ai gruppi di preghiera, affidare, no? Però certo era un po' molto difficile perché non sapeva se tornavo a casa, cosa combinavo perché i miei giri erano veramente cattivi. Allora, disperata, mia mamma è andata a parlare col capogruppo e gli ha detto che lei stessa personalmente a Medjugorje aveva fatto questa esperienza come se la Madonna gli avesse detto, no, dato a mia mamma quel compito, tu devi portare Roland a Medjugorje. E lei ha cercato di mettere in pratica questo, e cercavano, però non funzionava e non sapeva come fare. Allora ha condiviso questo col capogruppo e quel capogruppo dice, va bene, se non vuol venire, facciamo così, io devo ripartire con un pellegrinaggio, vi parlo dell'86, no? Questo è il mio primo viaggio a Medjugorje, e gli ha detto, guarda che riparto in alcuni giorni, vai a dirgli che è gratis, vediamo se viene, no? Perché siccome mi aveva invitato diverse volte, io non volevo venire sotto nessuna condizione, e viene ancora una volta mia mamma da me, dice, Roland, vai a Medjugorje? La Madonna appare a Medjugorje, mi incinghialisco, no? Dico, no, non voglio sapere niente. Dice, no, è gratis, devi andarci, te lo offrono quelli. Dentro, mi hanno fregato. Stavolta mi hanno fregato perché non posso dire di no a un viaggio gratis. Dentro cosa dico? Ok, vado, torno e non voglio sapere nulla. Mi ricordo quel pullman dorato sulla piazza Bolzano, 50 pi pellegrini, unico giovane, no? Io naturalmente, le altre tutte pie persone, no? Così via. Solo affacciarmi alla piazza, vederla, quel gruppetto di persone mi faceva già svenire quasi, ho detto, ma come, io cosa, io devo andare lì con questi, stavo malissimo. Comunque i miei genitori intelligentemente hanno aspettato che si chiudessero le porte dell'autobus perché sapevano che io potevo anche scappare, no? Dicevo magari perché con loro non ci sarei mai andato. Però immaginate me, rocchettaro là su quel pullman in mezzo a queste pie persone, parte il pullman, 24 ore di viaggio, rosari, preghiere, sono quasi morto. Dove mi portano questi qua? Arriviamo a Medjugorje, un paese. Non dico no alle espressioni che io potevo avere dentro, cos'è sto postaccio, non c'è nulla qui. L'unica cosa interessante, all'epoca c'erano ancora le piantagioni di tabacco, sapete le foglie che penzolavano lì nelle casette, quella era l'unica cosa interessante per me, no? Però pensate anche mia mamma che era a casa, adesso va a Medjugorje, torna, cambierà qualcosa, lascerà le cattive compagnie, sicuramente cambia qualcosa. Come avevo deciso io dentro, vado, non aspettavo altro che sto pullman tornasse a casa. Tornato a casa ho continuato peggio di prima. E lo ricordo sempre come testimonianza. Pensate a quel momento difficile dove, sai, preghi, fai tutto quanto, Medjugorje, ma non serve a nulla, non serve a niente. Oggi posso dire che quel viaggio apparentemente inutile è stata la mia salvezza. Cosa è successo? Che io un anno e mezzo ancora ho continuato sempre peggio nello spaccio, nell'esperienza anche del male, no? Del satanismo che c'è dietro alla musica specialmente, perché sono gruppi satanici con dei riti, con quelle cose che uno sa, non sa, ma no, no, è tutto a posto, ma un cavolo, perché l'ho sperimentato, perché quando sei dentro solo un miracolo ti può fare uscire, senza la grazia di Dio. Cioè, senza la confessione, per esempio, no? I sacramenti, uno non può uscire da questo coso, perché Satana non lascia, non solo le condizioni, ma Satana neanche.
E allora però il Signore, grazie alle lacrime di mia mamma, alle preghiere, alle sofferenze, perciò ogni situazione ha un suo valore. Il coso nostro, no, anche poi anche nel cammino con il Signore, è avere la capacità di accettare anche la croce. Come ho visto qua, da qualche parte è scritto questa cosa impressionante di Santa Gemma, no? Chi ama, ama soffrire o qualcosa del genere? No, chi ama soffre volentieri. Bello quello. Ecco, non ho capito, però va bene. Ecco. Il fatto è che la sofferenza, se uno sa, è veramente stato l'unico mezzo che a me mi ha aiutato. Cosa è successo? Voi conoscete San Pio da Pietrelcina, vero? Non avete mai sentito, dopo la mia prima, diciamo, il primo periodo della conversione, avevo a Bolzano, c'erano anche i figli spirituali, no? Che con un conosciuto, Padre Pio, così, allora era una figura molto importante, e mi venne detto questa storia, no, così, che Padre Pio scacciava i penitenti dal confessionale. Avete mai sentito questo? Come diceva, vattene sciagurato, no? Dicevo, oh, quando l'ho sentito ho detto, ma anch'io, come un dottore romano, io mi ricordo, non mi ricordo bene quella storia, ma lo dico perché è successo a me una cosa analoga, no? In quel viaggio a Medjugorje. L'ha cacciato fuori, perché non si confessava nella verità, sapeva che non avrebbe accettato, no, la verità, questo penitente, l'ha scacciato, no? Così via. E infatti quello dottore, o quello che era, ha mandato a quel paese Padre Pio con tutta la chiesa, no? Io all'epoca dicevo, giusto, lo faccio anch'io, ma come si permettono? Diciamo. Ma poi dopo 2 anni questo dottore si è trovato in una situazione terribile, no? Perché la grazia, senza la grazia poi vai a sbattere contro un muro da qualche parte, però quella voce. Non è che Padre Pio l'ha scacciato perché gli ha rotto le scatole, no, così via, ma perché era quell'amore della verità che aveva poi sicuramente sofferto e pregato per quel penitente, che nel momento giusto Dio lo potesse richiamare. E infatti, come dice poi, quando era in quella situazione così brutta, sentiva quella voce, vattene sciagurato, e sente che in quella voce era la voce dell'amore, e torna da San Pio, da Padre Pio, e infatti poi riprende il cammino di fede. Questo è successo con me a 19 anni, avevo concluso, no, il mio viaggio interiore orgoglioso di chiusura totale, seguendo i miei esempi, di cui uno, Tommy Kiefer, che è un chitarrista heavy metal di un gruppo svizzero che ancora purtroppo esiste, vabbè, nel senso esiste però, Crocus, quello un giorno si è suicidato. Allora immaginate voi, io pensavo, no, un personaggio, come tanti oggi vengono presentati, no, specialmente ai giovani, poveri giovani, perché poi uno ci io credevo che questa gente è felice, c'ha tutto, gira il mondo, c'è tutto, voglio anch'io queste cose qui, si è suicidato, quanti fanno una brutta fine, no? Ma all'epoca, conciato com'ero, non è che avevo fatto un corretto pensiero perché non ero capace, ma se sono convinto e voglio vivere come quello lì, ma se si è tolta la vita, magari qualcosa non funziona. Ma non era solo quello lì, che quella musica mi aveva trasmesso sto spirito, lo spirito, no? Perché a me piaceva heavy metal, hard rock, come oggi, no? Tutte altre cose, almeno per la mia sensibilità, insopportabili ormai, no? Però cos'è? Perché esprime quello che c'è dentro. Cosa avevo dentro io? Ribellione, era tutto, mando a quel paese, no? Questa cosa, e la multa. No? Adesso appunto, no, dico questo, pensate, no, il miracolo che Dio ha fatto nella mia vita, grazie a quelle persone, ma grazie anche al luogo di Medjugorje, partendo da questa parola, pace, perché l'opposto di quella ribellione e agitazione è la pace. Allora, Dio ha aspettato, ha accolto le preghiere di chissà Dio, di quante persone, come anche oggi abbiamo pregato, sicuramente Dio ha i suoi progetti per tante persone, magari lo vedremo in cielo, ma ogni sacrificio, ogni preghiera ha un grande valore a livello spirituale. E a 19 anni, appunto, avendo seguito questo episodio, ho detto, se questa è la vita, non vale la pena viverla, perché non è che io ero felice, contento, perché dico sempre, io, un essere umano,
persona su questa terra può divertirsi tutta la vita, divertirsi tutta la vita e non essere mai felice. Perché il divertimento non è felicità. È solo un attimo, no? Così, ecco, di quello pensavo, no? Che diventasse una cosa stabile, questa felicità finta. E allora così, dentro il cuore, avevo deciso questo. Dio ha aspettato quello che proprio pochi giorni, una settimana dopo, che nessuno sapeva quello che io vivevo, né i miei genitori, né nessuno, mi rinvitano a Medjugorje questi personaggi che mi avevano portato la prima volta. E io proprio in quel frangente sentivo il richiamo di quel posto strano in cui ero. No, questo è come il richiamo della voce di Padre Pio. Perché cosa era successo a Medjugorje, che è un luogo di grazia, come dice Aldo Cavalli, il visitatore, no? Che adesso a Medjugorje c'è la grazia, no? E infatti è un luogo di grazia che Dio ha dato all'umanità in questo tempo anche per riscoprire il dono della pace del cuore. E ho sentito il richiamo e ho detto sì, vado, ed ero a pezzi, completamente distrutto. Vado di nuovo questo viaggio. Un po' diverso, diciamo, impostazione diversa, ma una sofferenza terribile dentro. Arrivo a Medjugorje sotto quel cielo, sotto diciamo, in quell'ambiente, ad un tratto, ecco, quella pace. Ho sentito essere invaso da una pace che non avevo mai sperimentato, ma che io cercavo. E per espressione nel progetto di Dio. Perché senza le persone che io poi a Medjugorje ho iniziato a conoscere, non avrei creduto in quell'amore gratuito, come è stato il primo viaggio, no? Lo leggo là, gratuito. Non ti voglio bene perché mi sei utile, capito? Perché il mondo ha un interesse. Sapete, da noi, in Sud Tirolo, ma in Germania o così, c'era questa espressione, ormai anche questa è passata, perché così, però, der Kunde ist König. Vi dice qualcosa? No, chissà tedesco nessuno. Il cliente è re. Lì mi ricordo, no, quando si iniziava, no, questa nuova era del lusso, almeno quando io credo, il cliente è re. Perciò anche se è il più fuori, no, le cose più è sempre da servire. Ma questo è un interesse, perché è un cliente, ti porta il soldo, no? Diciamo, allora certo, sorridi, è più facile sorridere, no? Invece il mondo sembra che sia giusto così, no. Invece il nostro cuore è proprio quell'amore gratuito, perché ognuno ha le fragilità, debolezze, incapacità, uno è così, no, è diversità. Ma quando c'è un amore disinteressato, questo guarisce. E questo l'ho iniziato a sperimentare a Medjugorje. E solo perché potrei raccontarvi tante cose, però le cose importanti di Medjugorje per me è stato quando veramente le persone in questo amore vicendevole, sapete, in quel gruppo si era creato una relazione di fiducia. Quando ho scoperto che le persone che erano con me mi volevano veramente bene, senza interesse, allora quello che loro mi dicevano aveva un altro valore. No, se no c'è sempre la diffida, no? Ah, quello mi vuole sfruttare, quello mi usa. Invece, allora sapete, ringrazio il Signore, sapete cosa hanno fatto? Mi hanno spinto a confessarmi. Oggi non si può più obbligare nessuno, questo è un grande guaio, perché non c'è l'amore, non c'è quella relazione, allora dobbiamo lasciare tutti liberi, tutti che vanno nell'abisso come ero io. Perché liberamente, no? Se uno, io non potevo, da solo non potevo, perché Satana non permette e non ti lascia dentro, perché c'è l'orgoglio, la superbia, perché io devo confessarmi, eccetera, no? Tutte quelle lotte. Ma quando c'è quell'amore che ti spinge, allora questo mi piace chiamarlo la santa costrizione, no? La santa costrizione. E se non mi avessero portato, e lì nella confessione è iniziata la mia conversione, perché il Signore mi ha liberato, iniziato, no? Poi è iniziato il cammino di liberazione, di guarigione, no? Con tanti episodi. Vorrei solo dire una cosa della comunità in cui io sono stato.
che è stato tutto un cammino provvidenziale, dove una cosa molto bella che la Madonna dice: cari figli, voi solo pregate, 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 il resto ci penso io. Ho ricevuto il dono, no, di essere liberato dalle cattive abitudini, dalla droga, di tutto, non in una volta, tutto un cammino con episodi drammatici, dolorosi, però sempre non più da solo. Col gruppo di preghiera, con amici di fede. E allora mi ricordo quell'episodio, no, di un esempio di crescita di un adolescente che non aveva fatto niente, non era cresciuto bene. E pensate quanto amore ci vuole. Io cresciuto senza far mai un letto, mai lavare un piatto, mai far qualcosa in casa, tutto normale, scontato, no? Non lo è, io dico, non c'è disgrazia più grande per un giovane di crescere senza imparare a fare un sacrificio, senza avere l'obbligo di fare un sacrificio, perché la vita non è solo un diritto, ma c'è anche il dovere. Oggi sembra che il dovere non c'è più, o il dovere è diventato una cosa straordinaria, no? Perché, mamma mia, per me io ero così, no? Uno così, pensate, in comunità. Ma come uno poi vive spiritualmente? Perché uno, no, tante volte uno può essere imbronciato, no? Una lotta così. Quando era il turno dove dovevo lavare i piatti in comunità, quel giorno per me era un brutto giorno. Mi svegliavo, oh che brutto giorno. Tutta la mattinata, perché sapete, poi eravamo in tanti, 20, oltre 20 persone, poi si lavava a mano, eccetera, no? Così. Certo che ci lavoravi un'ora e mezzo, lei aveva al lavello piccolino, una cosa drammatica, però cioè, era un giorno di depressione, no? La mattina ti vengono tutti i pensieri, no, io devo lasciare la comunità, questo non è per me, per non lavare i piatti, no? Poi uno fa piccole riflessioni, no, forse questo non basta, no? Per lasciare, allora, addirittura il pensiero, forse è meglio che non mangiamo, così non bisogna lavare i piatti, no? Tutte, ma io rido, scherzo adesso, ma era drammatico, era brutta la vita. E grazie c'era la santa costrizione, no? Questo era tutto dentro, no? Nella vita spirituale, la lotta. Arriva, mangiamo, sto là al lavello, naturalmente non me ne sono andato, non hanno non mangiato, siamo lì, montagna di piatti, roba così, e giù a lavare. Ma mi ricordo sempre, perché ogni volta comunque era una lotta, ma è sempre andato meglio. Mi ricordo benissimo quando dopo un'ora e mezzo veramente è finito di lavare. È indescrivibile quello che io sentivo qui dentro. Eri stanco, no? Perché è faticoso, però no? Sempre anche una pace, no? Una gioia dentro di aver fatto questa roba qui. Che non si può descrivere, ma lo chiamo, mi piace chiamarlo la gioia del dovere compiuto. Perché no, se uno compie il dovere di Stato, di tutto quello, dà una gioia, già quella pace interiore che evita che devi cercare tutte le consolazioni, no, tutte le cose per riempire un po' questo. E questo veramente è stato, no, questo mistero che è il nostro cammino cristiano, che la Madonna ci ricorda, no, di pregare insieme, di mettere Gesù e Dio al primo posto. E allora solo per concludere, no, poi la musica, tantissimi episodi per farmi capire che questo non andava bene. E così un giorno ho fatto la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. E da quel giorno non avevo iniziato a non suonare più niente del mondo, dopo aver capito tante brutte cose, e lì a Medjugorje ho iniziato a scrivere questi canti, no? E uno dei primi canti è stato Dona la pace. E sapete, tutti questi canti scritti a Medjugorje sono frutto dell'esperienza, di quella prima esperienza che ho avuto nel cuore, di quella pace che il Signore mi ha dato. Perché no, anche per me la musica è un dono che Dio ha dato ed è uno strumento privilegiato per trasmettere la dolcezza e la tenerezza di Dio. Poi tutti i cuori di questo mondo, tutte le persone cercano quella tenerezza, dolcezza di Dio. E la musica può aiutare a incontrare, come stasera, no? Che dopo quando uno sta un po' davanti a Gesù entra questa dolcezza. Allora, vi ringrazio, concludo perché è tardi, però ecco, è sempre bene perseverare.
Gesù dice, no, anche, no, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime, perciò giù, su e giù, perseverare nella preghiera e poi al resto affidarsi proprio al Signore. Grazie ancora, uniti nella preghiera.